Ci ritroviamo di nuovo qui dopo qualche settimana. Mi auguro che per tutti quanti voi ci siano stati alcuni giorni nei quali poter tirare il fiato, riposarsi, trovare anche un po' di serenità in famiglia prima di ritornare un po' tutti al lavoro. Noi abbiamo già ripreso già da qualche giorno e oggi in questo nostro primo incontro vorrei darvi un po' il quadro d'insieme delle cose che pensiamo di fare nei prossimi mesi, poi nel dettaglio parleremo più diffusamente nel corso dei prossimi incontri settimanali. Noi ci daremo due grandi obiettivi, uno di carattere programmatico, uno di carattere, come dire, ideale. Nel corso di questi anni noi già abbiamo cambiato il volto della regione Campania, come sanno tutte le persone intellettualmente oneste. Ma stiamo realizzando qualcosa di incredibile che porterà davvero la Campania all'avanguardia nel nostro paese. Il primo grande obiettivo è completare il programma che ci siamo dati. Sanità. Trasporto pubblico, scuola pubblica, ambiente, politiche sociali. Il secondo obiettivo che vogliamo darci è un altro che non è legato tanto ai programmi, anche ad alcune scelte che faremo, ma è legato più, come dire, a problemi umani. Vorremmo trasmettere ai nostri concittadini un po' di serenità, di vita. Io colgo che c'è in tante famiglie, ma anche nell'animo di tante singole persone, di tanti giovani, una condizione umana di a volte grande sofferenza, di grande solitudine, di grande isolamento. Questi problemi ovviamente non li risolvono le istituzioni o la politica, ma possono aiutare, possono dare una mano a vivere con serenità, a guardare al futuro con un po' più di leggerezza. Ecco, io vorrei darmi anche questo secondo obiettivo, i programmi, le cose concrete di cui vi parlo fra un attimo, ma anche un obiettivo più umano, più di solidarietà, più di vicinanza, quasi fraterna, non so come dirvi. Ecco, credo che tanti di noi, tanti di voi abbiano bisogno anche di questo, un po' più di serenità, meno tensione personale e meno tensione di vita. Io vi faccio un esempio: quando abbiamo avuto il Covid, è chiaro che le questioni di merito le dovevamo affrontare con i nostri medici, con i tecnici, ma è stato importante anche che, me lo hanno detto tanti di voi, a cominciare dal Presidente della Regione, si desse un elemento di sicurezza, di certezza che almeno i nostri concittadini avessero un punto di riferimento a cui fare capo, ecco, per orientarsi, per avere più serenità, più tranquillità. Ecco. Vorremmo fare un po' la stessa cosa, non abbiamo l'epidemia, ma abbiamo una condizione di vita difficile. Le mille immagini di violenza, di guerre, di pericoli, di violenze contro le donne, di bullismo. C'è veramente una condizione umana di grande sofferenza e dunque vorremmo, per quanto possibile, dare una mano anche a creare più serenità, più tranquillità di vita nei mesi, negli anni futuri. Per quello che ci riguarda, noi avremo ovviamente da fare i conti con alcuni temi nazionali, in modo particolare due: l'autonomia differenziata e lo sblocco dei fondi di coesione. Siamo ancora in attesa, è incredibile. Per quanto riguarda l'autonomia differenziata, io voglio rinnovare la mia solidarietà alla Conferenza Episcopale Italiana, ai vescovi che hanno espresso una opinione libera sull'autonomia differenziata e sui pericoli legati a questa ipotesi legislativa. Credo
credo di dover chiedere a tutti di avere rispetto per i vescovi. Possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma i vescovi hanno il diritto e il dovere su grandi questioni che finiscono per ricadere sulla vita di milioni di cittadini, e nel caso specifico su milioni di cittadini meridionali, il diritto e il dovere di esprimere liberamente le proprie opinioni. E tutti quanti noi abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di ascoltare, di confrontarci in maniera rispettosa, autonoma, esprimendo ognuno le proprie opinioni, ma evitando quasi di presentarci come censori. Tu hai il diritto, ma com'è possibile? I vescovi italiani hanno il diritto e il dovere di esprimersi su questioni che hanno ricadute sull'intero popolo italiano e sul Mezzogiorno d'Italia. Dunque la mia solidarietà alla Conferenza Episcopale Italiana. Sull'autonomia differenziata non aggiungo molto, avremo modo di discuterne nei prossimi mesi. Sapete che siamo stati all'avanguardia in Italia in questa battaglia. Oggi si rendono conto tutti quanti che almeno per quanto riguarda sanità pubblica e scuola pubblica rischiamo di portare l'Italia ad un disastro. Sto girando per l'Italia nelle città del nord, sto parlando della nostra posizione. La nostra linea è di difesa piena dell'autonomia, del decentramento dei poteri, ma non della rottura dell'unità nazionale. La nostra linea sulla quale pensiamo di unire il nord e il sud è burocrazia zero. Questo è quello di cui ha bisogno l'Italia, il mondo produttivo, al nord, al centro e al sud. Burocrazia zero. Quindi noi siamo contro il burocratismo nazionale, il centralismo nazionale, siamo per la difesa vera dell'autonomia, ma siamo anche per difendere l'unitarietà dei grandi servizi di civiltà, sanità pubblica e scuola pubblica. Si va verso il referendum, noi dopo il mese di settembre, quando completeremo la raccolta delle firme, faremo una proposta di legge come Regione Campania al Parlamento nazionale per far venire allo scoperto tutti. È continuato il racconto sul sud, straccione, inefficiente, parassitario. Basta. Noi faremo una proposta per dire ai nostri amici del centro e del nord: diamo armi pari a tutti i cittadini italiani. Armi pari, le stesse risorse per ogni cittadino. Poi vediamo chi è capace di amministrare e chi no. Ma ci batteremo per cancellare questo racconto insopportabile. Qui abbiamo l'efficienza, qui abbiamo il parassitismo. La Campania è pronta ad accettare la sfida dell'efficienza nei confronti di tutti. Siamo pronti e vi spiegheremo nelle prossime settimane in quali campi siamo primi in Italia, anche perché il racconto che si fa sulla Campania è sempre fatto di caricatura, di ignoranza, di gente che non legge e non studia niente. Faremo una bella campagna di comunicazione per spiegare a tutti gli italiani in quali campi siamo i primi in Italia. Vi faccio solo due riferimenti. Nel campo dell'informatica siamo la prima regione d'Italia. E per quanto riguarda il CUP, il Centro Unico di Prenotazione Regionale, funziona ormai da noi già al 70-80%. Noi in Campania lo abbiamo fatto 2 anni fa, in Lombardia lo stanno facendo adesso e devono ancora collaudarlo entro il mese di settembre. Vi faccio solo questi 2 esempi, ma avrete modo di ascoltare cose che magari non conoscono neanche i nostri concittadini. Nel frattempo vi comunico che l'accordo per il fondo di coesione della Regione Campania rimane ancora bloccato. Ci hanno detto che si sarebbe firmato perché non c'è più nulla da verificare per fine agosto alla ripresa dall'attività post festiva. Bene, stiamo aspettando. Ad oggi non abbiamo avuto nessuna comunicazione. In questi giorni abbiamo avuto due eventi franosi,
due disastri ambientali nell'area del Casertano, dell'Irpinia. Abbiamo due persone scomparse, ci auguriamo ovviamente che si possano ritrovare. Le risorse che avevamo stanziato come Regione Campania per l'assetto del territorio, per mettere in sicurezza il territorio, sono state eliminate nell'ultima bozza di accordo di coesione, per fare spazio ad alcune richieste che venivano da Roma. E nonostante questo, l'accordo di coesione non è stato ancora firmato, dopo un anno e un mese. Ne parleremo nelle prossime settimane. In tutto questo, ovviamente, per quanto riguarda in modo particolare la sanità e i trasporti, stiamo andando avanti in maniera, credo, straordinaria. L'obiettivo che ci stiamo dando è di risolvere definitivamente il problema delle liste di attesa entro quest'anno. Vedrete che arriveremo all'obiettivo utilizzando la centrale unica di prenotazione e chiamando a dare un contributo anche i privati convenzionati. Stiamo procedendo ovviamente con assunzioni, essendo usciti dal commissariamento abbiamo la possibilità anche di fare nuove assunzioni. Tenete conto che siamo sempre l'ultima regione d'Italia per i finanziamenti in sanità e per il personale. Abbiamo ancora oggi 200 milioni di euro in meno rispetto alla media nazionale e 20.000 medici in meno ogni 1.000 abitanti. E stiamo combattendo. A proposito di autonomia, per poter combattere ad armi pari con le altre regioni. Nonostante tutto, ovviamente, stiamo lavorando. Stiamo lavorando, ripeto, con assunzioni, le abbiamo fatte in altre ASL del territorio regionale, in modo particolare nell'area napoletana. Partono adesso all'ASL di Salerno concorsi, 200 i posti a tempo indeterminato per gli infermieri, 200 posti per gli operatori sociosanitari, 10 fisioterapisti. È stato approvato il concorso anche per l'assunzione di altri 10 psicologi. Segnalo che all'ospedale Moscati di Avellino, il reparto di chirurgia pelvica diretta dal dottor Antonio Medici è diventato ormai un punto di riferimento nazionale per le patologie con complicanze. Abbiamo stanziato 10 milioni di euro a favore dell'Università Vanvitelli a Caserta per la costruzione del bunker per collocarvi le tecnologie più avanzate per la cura di malattie oncologiche. Questo bunker sarà collocato nel complesso immobiliare l'ex CiAPi a Caserta, di proprietà della regione che concediamo in uso all'Università Vanvitelli. Stiamo realizzando il più vasto programma di edilizia ospedaliera che si stia realizzando in tutta Italia. Pubblicizzeremo anche questi dati. Siamo nel pieno della progettazione per il nuovo ospedale Santo Bono, siamo in gara per il Ruggi d'Aragona a Salerno, la gara si completa a settembre. Stiamo lavorando su Castellammare di Stabia, la progettazione, stiamo lavorando su Giugliano, su Nola, su Battipaglia, su Sessa Aurunca. Avremo da realizzare almeno 15 ospedali di dimensioni nazionali ed internazionali, penso in particolare a Santo Bono e a Ruggi, penso a Giugliano, penso a Castellammare. Ma complessivamente interveniamo su almeno 15 ospedali, rifacendoli quasi completamente. Programma unico in Italia, 2 miliardi e 300 milioni di investimenti. Stiamo realizzando le case di comunità con l'incognita sul personale da impegnare, ma insomma, siamo impegnati su obiettivi ambiziosi, sulla sanità, nonostante carenza di personale. Situazione drammatica nei pronto soccorsi perché il governo nazionale non decide cose concrete e carenza di personale.
Mi dicevo prima di serenità che vogliamo dare alle famiglie. Abbiamo approvato la legge per la famiglia, unica regione in Italia. Presenteremo, ovviamente, prima di andare in Consiglio regionale, questa legge che abbiamo approvato, l'abbiamo condivisa con le associazioni delle famiglie, con il mondo religioso. Diamo, come sapete, un contributo come regione per i secondi nati, un bonus per l'acquisto di materiale che serve per i neonati, contributi per le famiglie per fare sport e così via. Siamo arrivati già quasi a 80.000 prenotazioni per il trasporto gratuito per gli studenti fino a 26 anni. È un altro aiuto alle famiglie, unico in Italia, non lo fa nessuna regione. Abbiamo acquistato 100 scuolabus per i comuni più piccoli che non hanno risorse. Stiamo dando una mano sulle politiche per il lavoro, si è determinata una situazione incredibile nei centri per l'impiego. Il lavoro istruttorio lo fanno i centri per l'impiego. Poi devono mandare le informazioni alla piattaforma informatica del Ministero del Lavoro che non funziona, per cui rimane tutto paralizzato. Abbiamo le forze di polizia davanti ai centri per l'impiego che non c'entrano nulla, ma che sono oggetto di pressioni, proteste. Situazioni incredibili nel nostro paese. Dunque stiamo lavorando per dare serenità e un aiuto alle famiglie. In un momento nel quale i segnali che arrivano dal governo nazionale non sono di aiuto per la povera gente, non sono di aiuto alla povera gente. Per quanto riguarda l'ambiente, vi dicevo, sono state eliminate risorse che noi avevamo previsto per l'assetto del territorio, abbiamo superato bene un'emergenza che si era venuta a creare per la manutenzione del termovalorizzatore di Acerra. Grazie a Dio abbiamo risolto in una settimana il problema, evitando disastri. Disastri. Ricordiamoci sempre, il tema dell'ambiente rimane un tema decisivo per la vita, ovviamente, delle nostre comunità, ma anche per l'immagine di Napoli e della Campania. Perché per 20 anni l'immagine di Napoli e della Campania è stata l'immagine dei rifiuti, della monnezza, della camorra e dei morti ammazzati. Vi ho detto che con il lavoro di questi anni abbiamo cambiato il volto della Campania e completeremo con assoluta determinazione il lavoro che abbiamo avviato e in larga misura già realizzato. Per quanto riguarda i trasporti, il risultato eccezionale per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Nel primo mese abbiamo avuto 25.000 passeggeri, cosa importantissima per l'area meridionale della Campania, per la Basilicata, per la Calabria, ma importante anche per decongestionare Capo Vichino, che era arrivato a un punto limite. Sapete che la gestione del sistema aeroportuale campano, quindi Napoli-Salerno, è fatta dalla GESAC, quindi da Capo Vichino, quindi c'è stata la possibilità anche di organizzare al meglio tutto il sistema aeroportuale campano. Per quanto riguarda i trasporti, abbiamo consegnato a fine giugno il cantiere della metropolitana di Salerno che deve servire a collegare la stazione di Salerno con l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e anche ovviamente con il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona. 310 milioni di investimento della Regione Campania. A proposito dei fondi di coesione, ricordatevi sempre, siccome prima di andare in ferie mi è capitato di vedere maxi manifesti di una forza politica di governo, grazie Giorgia perché a Bagnoli, grazie Giorgia perché nell'Irpinia. La piattaforma logistica Irpinia è stata.
Tutto quello di cui parliamo è stato finanziato con i fondi della Regione Campania, da Bagnoli all'Irpinia, tutto il resto, perfino per i Campi Flegrei, la metà delle risorse le ha impegnate la Regione Campania, diversamente che di fronte ad altri disastri ambientali, a terremoti, bradisismi, dove impegna risorse lo Stato nazionale, non la Regione. Quindi ricordatevelo sempre quando vedete i manifesti. Il governo nazionale non ci ha messo un euro. In questo momento, per quanto riguarda i fondi di coesione sono dati per una parte, 60% alle regioni, per una parte il 40% ai ministeri. Bene, il Ministero della Coesione ha in questo momento 13 miliardi di euro di fondi di coesione. Di questi 13 miliardi non è arrivato un euro nella Regione Campania, né a Bagnoli, né in Irpinia, né in nessuna parte. Chiaro, cari amici, ma avremo modo ovviamente di chiarire nei prossimi mesi tutte le cose che vanno chiarite. Noi dobbiamo pretendere interventi che magari non si sono fatti come a Bagnoli da decenni, ma dobbiamo anche chiedere che il governo, anziché togliere risorse al resto dei comuni, si decida a metterci anche un po' di risorse sue. Vi ripeto, in questo momento, Ministero della Coesione, 13 miliardi di euro disponibili, neanche un euro per le opere della Campania. Per quanto riguarda il trasporto, notizie straordinarie. Vi informo intanto che l'EAB, poi avremo modo, ripeto, nelle prossime settimane di andare a fare sopralluoghi, ha aperti 81 cantieri. 81 cantieri. È stato consegnato il Ponte San Benedetto a Castellammare di Stabia. In questo momento l'EAB sta facendo lavori a Pompei, di riqualificazione della piazza del santuario di Pompei, di realizzazione di un parcheggio di 300 posti auto nel pieno della città, anche perché si prevede l'arrivo di Papa Francesco a gennaio a Pompei. Speriamo che sia confermato. Ma c'è di più. Stiamo davvero entrando nel pieno del programma di rinnovamento totale del trasporto pubblico locale, con l'acquisto di 1200 autobus nuovi, 900 li abbiamo già consegnati, e di 100 treni nuovi. Abbiamo avuto 2 anni di ritardo per il Covid, le aziende non producevano, l'ira di Dio. Beh, oggi è arrivato, per la verità il 27 agosto, al porto di Salerno il primo carico con il primo treno della Stadler, destinato alla Circumvesuviana. Questo treno viene trasferito a San Giovanni a Teduccio il 3 settembre per l'assemblaggio dei pezzi. Dopodiché faremo i controlli. Anfisa, questa è la società che verifica la sicurezza dei trasporti ferroviari, in genere ci mette un anno per dare un parere, vedremo di stringere i tempi. E sul nuovo segnalamento ferroviario l'impresa Alstom sta facendo lavori per migliorare la segnalazione e digitalizzare tutto per 300 milioni di euro. Questo vuol dire che per il 2025 noi facciamo entrare in servizio 10 treni nuovi sulla linea Napoli-Sorrento e entro il 2026 consegniamo tutti i 56 treni in produzione nella Adler. È uno sforzo gigantesco che non sta facendo nessuna regione d'Italia. L'obiettivo che abbiamo già annunciato è quello di avere sulla tratta Napoli-Sorrento un treno ogni 12 minuti rispetto ad oggi, quando abbiamo un passaggio ogni 36 minuti. Più di mezz'ora per ogni treno che passa.
arriveremo a un passaggio ogni 12 minuti. È una rivoluzione. Finisco. Abbiamo dato una mano ovviamente ad alcuni eventi culturali principali. Il grosso è rimasto bloccato perché l'accordo di coesione non è stato ancora firmato. In questo momento è in corso il Festival di Venezia. La Campania è presente a Venezia con 6 titoli di film per i quali ha dato un contributo la Campania Film Festival. Sapete che diamo una mano alle produzioni che si realizzano in Campania. E abbiamo anche sostenuto un omaggio nel 30° anniversario del Postino, bellissimo film, un protagonista Massimo Troisi, per il ricordo di Massimo Troisi a Venezia nel 30° anniversario. Ci sarà un omaggio a Troisi. A Troisi faremo una conferenza stampa di presentazione, poi ci sarà la sera la proiezione del film con la cucinotta, con i registi, artisti. Sarà un bel momento per ricordare questo straordinario artista che è stato Massimo Troisi, un genio della comicità, ma anche uno dei volti e delle immagini più toccanti e profonde di Napoli, della Campania, del Sud, nel nostro paese. Mi veniva da dire ancora una volta che l'Italia non è l'Italia se non c'è Milano, se non ci sono i politecnici, se non c'è la grande finanza, ma l'Italia non sarebbe l'Italia senza Troisi, senza Eduardo, senza l'umanesimo che vive nei nostri territori, nelle nostre famiglie, nella nostra cultura, nella nostra storia. Mi fermo qui, cari amici, vi rinnovo il saluto cordiale alla ripresa della nostra attività. Avremo modo di risentirci nelle prossime settimane parlando del lavoro concreto nel quale abbiamo impegnato davvero anni di vita e tutte le forze che abbiamo e le capacità che abbiamo sul piano umano, sul piano delle risorse finanziarie e del personale. Un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie.